Ciao Bindi, come state? Mamma mia, quanto tempo che non ci vediamo! Non vedo l'ora che possiamo ritornare a scuola. Allora, poi oltretutto oggi piove, brutto, mamma mia, non possiamo neanche andare in giro. Vabbè, dai, allora, ho pensato a voi però, perché ho detto chissà cosa fanno quei bimbi a casa se si stanno annoiando. Allora, anziché guardare sempre la televisione, ho pensato di farvi un video, c'è sempre Lorenzo qui che mi filma, che è bravissimo, eh. Allora, ho preparato un po' di cosine perché ho pensato, come eravamo a scuola quando abbiamo fatto l'addizione, che avevamo messo insieme, vi ricordate, le mele con le pere? Ho preparato un po' di oggetti invece di cose da mangiare. Per insegnarvi la sottrazione. Siete pronti? Avete fame? Eh? Allora, vediamo un po'. Partiamo dai biscotti. Ormai è ora della merenda, eh? Fa un po', un bel po', insomma, dipende da che ora guarderete questo video. Facciamo finta che sia ora della merenda. Prendiamo i biscotti. Allora, qua ho le gocciole. Vediamo un po'. Prendo un piattino e prendo qui 5 biscotti. Uno, due, 3, 4 e 5. Ok, chiudo. Allora, 5 biscotti, li contiamo insieme, eh? Pronti? 1, 2, 3, 4, 5. Secondo voi quanti ne mangerò? 2, non di più, che poi sono a dieta, eh? 1, gnam 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 gnam. 2, gnam 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 gnam, adesso faccio finta, se no non riesco, eh. 2 biscotti li ho mangiati. E quanti ne sono rimasti qui per mio figlio? Andiamo a contare quanti ne sono rimasti per mio figlio. 1, 2 e 3. Proprio così abbiamo tolto, abbiamo mangiato alcuni biscotti, non ce ne sono più. Questi sono quelli che restano. Allora scriviamo questa cosa, eh. All'inizio erano 5. Ok, ne abbiamo mangiati 2, quindi tolti 2. Questo togliere significa fare il meno e si fa con questa lineetta dritta. Questo è il meno. 5 meno 2 che ho mangiato, 5 meno 2 uguale, quanti biscotti rimanevano? Rimanevano 3 biscotti. Allora 5 meno 2 uguale 3. Molto bene. Bene, adesso mangiamo un'altra cosa. Siete pronti? Ho pensato, ho preparato le arance, perché le arance sono piene di vitamina C. E lo sapete che la vitamina C ci aiuta tantissimo a non prendere la febbre, a non prendere il raffreddore. Allora, proprio che è tornato freddo, mi raccomando, anche voi a casa mangiate l'arancio, eh? O la vitamina C. Sapete cosa faccio io anche per invogliare mio figlio a mangiare l'arancia? Faccio le spremute di arancia, eh? Ho preparato qui lo spremi agrumi, non è che ve la posso fare veramente in diretta la spremuta di arancia, eh? Se no siamo qui 2 ore e non finiamo più. Però ho preparato un bel po' di arance, vediamo quante sono. Oddio, mettiamo via i biscotti. Allora, vediamo quante arance ci sono qui. Contiamole, eh? Contatele anche voi insieme a me, mi raccomando, fatemi sentire la vostra vocina, eh? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 arance. Benissimo, sono 9 arance. Per fare le spremute di arancia belle succose, poi perché almeno la possiamo bere io, mio figlio, magari ce ne rimane anche un pochino. Vediamo un po' quante ne usiamo. Allora, prima arancia, vum vum vum, usata. Seconda, 2. Terza, 3. Quarta, 4. Quinta, 5. Sesta, 6. Settima, 7. Ottava, 8. Nona, 9. Ma le usate tutte queste arance? Accidenti! Erano 9 e non ce n'è più. Erano 9 arance e le usate tutte 9. Allora lo scriviamo. Siete pronti? 9 arance, che ci fanno bene bene, eh? Meno
9 arance, perché le abbiamo usate tutte per fare questa bellissima e buonissima spremuta. 9 meno 9 uguale 0. 0 arance. Eh sì, una bella merenda sostanziosa, allora.